Un circolo virtuoso che giova a chi ha bisogno e al cuore della società. Così il Banco Farmaceutico introduce la nuova edizione della raccolta solidale del farmaco avviata nelle scorse ore, in chiusura lunedì 12 febbraio. Delle 5.600 farmacie coinvolte in tutta Italia, sono 145 quelli presenti a Varese, coadiuvate da un esercito di volontari. Quest'anno verranno coinvolti in maniera più capillare associazioni come la Croce Rossa e gli Alpini, che condividono lo stesso spirito di assistenza e di aiuto a chi è in difficoltà. Alla comunità si chiede un po' di tempo e un piccolo gesto, nella consapevolezza che nel nostro paese sono quasi mezzo milione le persone in attesa di medicinali. Per loro diverse associazioni sono pronte a mobilitarsi. È importante dire che questi farmaci verranno poi dati a associazioni, enti di beneficenza che si occupano appunto di aiuto alle persone disagiate.